La 13ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E allora andiamo avanti cambiando categoria, eccola qui, innovazione. Andiamo a premiare l'eccellenza dell'anno, innovazione, settore General Contractor. E il premio va a Alfa General Contractor. Eccoli. Allora, per la capacità di garantire un alto livello di qualità, efficienza ed efficacia nella gestione del processo costruttivo, grazie all'utilizzo di metodi flessibili in grado di ottimizzare risorse e ridurre tempi e costi, avvalendosi dei prodotti più innovativi presenti sul mercato, per rispondere tempestivamente a qualsiasi criticità, preservando il cliente dagli imprevisti burocratico-economici del settore. Eh beh, questo non è male. Eh no. Eccellenza dell'anno, innovazione, settore General Contractor, complimenti. Grazie, grazie. Diamo il nostro benvenuto ad Asma Ghassem, legale rappresentante di Alfa General Contractor, società leader nella progettazione, costruzione e coordinamento di tutte le fasi realizzative, nonché impresa di costruzione. Quali sono i vostri punti di forza e in cosa vi distinguete dai competitor? Buonasera, grazie. Allora, Alfa General Contractor è nata su un modello industriale che si basa sul contraente unico, sul campo edilizia. Allora, noi abbiamo due comparti, il comparto di ingegneria e architettura e il comparto di edilizia. E questo è quello che ci compara nei confronti dei nostri competitor, perché abbiamo un comparto che gestisce l'idea, il progetto dall'idea iniziale fino alla sua realizzazione, quindi chiavi in mano. Invece gli altri competitor hanno o un campo di ingegneria, altrimenti l'altro campo dell'edilizia. La vostra realtà si conferma un'eccellenza nel campo dell'edilizia e delle costruzioni. Quali sono i traguardi raggiunti nel corso dell'anno? Allora, i traguardi che abbiamo raggiunto nel corso dell'anno sono 6 certificazioni di qualità che abbiamo raggiunto. Inoltre anche siamo ora membri del Global Compact e quindi noi cerchiamo di raggiungere tutti i punti previsti dal Global Compact delle Nazioni Unite. E adesso uno sguardo al futuro. Quali obiettivi volete raggiungere nel 2024 e come pensate di superare le sfide future? Allora, per il 2024, che è un futuro immediato, noi siamo per approvare il bilancio di sostenibilità nel 2024, come anche stiamo applicando tutti i punti previsti del Global Compact delle Nazioni Unite, ma siamo anche per applicare tutti i criteri per un'impresa sostenibile, non solo per la parte economica, ma anche per la parte sociale.